Mister Colavitto, l'anno si apre subito con una partita impegnativa. Domenica arriva il San Marino. Possiamo parlare di sfida tra una squadra esperta e una squadra affamata come quella che siete voi? Guarda, sicura è una squadra esperta il San Marino, nel senso che comunque annovera nel suo organico gente che ha calcato campi professionistici da Pestrin a Longobardi, a Miglietta, insomma, ha un organico di tutto rispetto. Per quanto riguarda la mia squadra scenderà sempre in campo per fare la partita e cercare di portare i 3 punti a casa. In queste settimane lontano da impegni ufficiali, come avete lavorato? No, si è lavorato bene, considera che comunque le difficoltà ci sono perché hai staccato la spina e riprenderla non è mai semplice. Poi il campionato di ritorno è un campionato a sé, i punti valgono il doppio, quindi si inizia un altro percorso, differente da quello che è stato. C'è, come abbiamo detto da sempre, questo terzo posto ben saldo. Tu nell'ultima partita hai detto che vuoi provare a mettere un po' in difficoltà le prime due per non chiudere troppo presto questo campionato. In che modo si possono mettere in difficoltà di spesa in materia? No, mettere in difficoltà il discorso che si scende in campo, come dicevo, sempre per la vittoria. Comunque ti trovi terzo in classifica perché nessuno comunque ti ha regalato niente. Ti trovi lì perché comunque le partite le hai giocate, le hai vinte, le hai meritate, le vittorie. E logicamente il nostro dovere morale è scendere in campo per cercare di vincere la partita e mi dispiacerebbe, ecco, che un campionato fosse finito perché comunque le altre due hanno viaggiato a ritmi importantissimi, cioè 44 punti del Matelica in 17 partite, sono numeri stratosferici. Già all'andata si parlava di una sfida da Davide contro Golia, vista la forza che aveva il San Marino, poi in campo diciamo che le forze si sono quasi azzerate ripensando al pareggio. Nonostante tutti i tanti punti di distacco, il San Marino si è continuamente rinforzato a dicembre, ha cambiato allenatore, è una sfida importante per il proseguo della stagione, per dare un altro segnale al campionato. Sì, tutte le sfide sono importanti, ti ripeto, il San Marino è una squadra costruita per far bene, ma pure le altre che stanno sotto, comunque ho visto che hanno acquistato perché cercano in tutti i modi di mantenere la categoria. Noi da parte nostra ci dobbiamo mettere il nostro impegno, la nostra voglia comunque di continuare a fare un campionato da protagonisti. Fermo restando che non è semplice perché per tanti motivi non è semplice, quindi ci dobbiamo mettere la nostra concentrazione, la nostra voglia di fare, l'umiltà, tutti gli ingredienti che comunque ci hanno contraddistinto nel girone d'andata. Nel triangolare di fine anno, per un problemino, hai perso Cherillo, è recuperato o salterà il match di domenica? No, Antonio, no, no, non pensiamo di recuperarlo per domenica, quindi bisogna dare il tempo giusto affinché il ragazzo riprenda il cammino suo, quindi non penso di recuperarlo. Andrai avanti con Bittai e Leonetti Fiore, dobbiamo aspettarci Tedesco dal primo minuto. Ma guarda, c'ho ancora un giorno, 2 giorni per pensarci bene. Comunque, chi scenderà in campo dovrà dare il massimo di se stessi per cercare di portare i 3 punti a casa.